Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo mio nuovo gameplay. Bene, allora oggi andiamo a fare una sorta di operazione revival, operazione nostalgia, diciamo. Andiamo a iniziare un percorso che ci riporterà un pochino agli albori, cioè andare a ripescare tutto ciò che ha contraddistinto un po' la nostra infanzia. Quindi andremo a scavare negli ambiti del retro game più puro e soprattutto andiamo a ripescare in tutti, diciamo, quei video che ho fatto sul vecchio canale che vorrei riproporre qua su quello nuovo, che in realtà è dal 2013 che è quello nuovo. Mi ho messo un po' il volume in cuffia, altrimenti mi stona. E quindi andiamo a iniziare un percorso che ci riporterà a rigiocare tutti i giochi che ho giocato sull'Emilia-Bass 85. Questo perché? Perché voglio preservare sia quello che ho fatto sul vecchio canale, ma lo voglio riproporre con, diciamo, una nuova veste, mettiamola così. Quindi iniziamo da un titolo, adesso questo qua lo cancelliamo, Erase, che è qua da una vita. Iniziamo con un titolo che è forse il titolo che più ricordo della mia infanzia. Se dovessi pensare a un titolo che mi ha segnato in maniera profonda, che da cui posso dire ecco, io sono nato da qua, penso ad Donkey Kong Country, perché è veramente il primo platform, il primo gioco che veramente mi ha stupito sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista di gameplay, di giocabilità, di tutto. E quindi lo iniziamo. Non sarà un'avventura molto lunga, un giocatore, perché appunto l'ho già giocato 1000 volte. Non puntiamo al completismo, chiaramente ce lo giochiamo, ce lo spolpiamo per bene. Fin dove mi ricordo le cose che mi devo ricordare le faccio, dopodiché il resto andrà un po' così. Spero che l'idea vi piaccia. Ovviamente, detto questo, rispondo subito alla vostra domanda. Sì, vedremo anche di nuovo giochi tipo i vari Resident Evil, eccetera, eccetera. Li ho giocati già su questo canale, i vari Resident Evil 1, 2, 3, eccetera, ma li voglio fare delle sorte di replay in modo da riportarveli in chiave un pelo più moderna. Se moderna si può chiamare questa cosa qua, e basta. Quindi è una sorta di tentativo mio di tornare un pochino alle origini, perché mi sto rendendo conto che sì, sto facendo tante live, tanti video di questo genere qua che mi divertono molto, ma poi alla fine della fiera, se mi penso, cioè se penso alle cose che veramente mi danno soddisfazione di quello che ho fatto in passato, penso ai miei vecchi gameplay, soprattutto a quelli del 1985, perché per quanto possa aver fatto io su questo nuovo canale tante cose, cambia personaggio, lo cambi perché schiaccio il tasto sbagliato, certo. Le cose che più mi hanno dato soddisfazione, che riguardo sempre con piacere, sono le cose che ho fatto sul mio vecchio canale, oppure le primissime cose che ho fatto su questo di canale. E quindi, insomma, spero di farne cosa gradita. Come detto, per l'appunto, non andiamo a fare il 100%, però almeno i primi livelli me li ricordo, quindi insomma penso andremo a giocare un po' bene. Ok, uno, due, tre. Ok, e boom, e sono due. Ricordiamo che ogni volta che raccogliamo tre di quegli emblemi andremo a fare poi un livello bonus, quindi andiamo ad accumulare delle vite. Niente che ci serva troppo, perché comunque non dovremmo morire troppe volte. Insomma, il gioco l'abbiamo giocato tante volte. Dovremmo farcela abbastanza bene. Dovremmo. Ok, quindi Jungle Hijinx l'abbiamo completato. Ora andiamo a fare Rampage, che è il secondo livello del primo mondo. E deve essere. Ah, esattamente, quello piovoso. Perfetto, cioè perfetto, Dio. Perfetto più o meno, perché è un livello abbastanza tosto, più che altro per questo effetto pioggia, che non è per niente semplice da gestire. Beh, ok. Ma sembra di essere abbastanza imbarazzanti questi nemici. Bea. Ok. Tu vieni giù e io vado di qua. Perfetto. Mi sono già missato un livello bonus. No, perché uno dovrebbe essere qua. Bam. E i primi li ricordo. Sono abbastanza. Mi ricordo abbastanza bene. Perché comunque questo è un titolo che penso di aver giocato nella mia vita non meno di. Giocato e finito. Non meno di 50 volte, penso, qualcosa del genere. E non so, è un gioco che mi ha veramente segnato in maniera importante. Tu puoi morire, grazie, perché io devo andare di qua. Ah, ho sbagliato. No, ho sbagliato. Vedi, no, ho sbagliato, devi andare di qua. Ok. Bam. Bam. Perfetto. Una ranocchia. Occhio alle vespe, occhio alle vespe, giù di qua, babam.
Ah, qua io non ho mai capito se c'è un modo per farlo sta cosa qui. Se è totalmente randomico. Mica l'ho capito io sta cosa. Ecco, ci ho giocato tipo 50 volte, ma ancora non ho capito se c'è una sorta di randomicità, se c'è un modo per capire. Non lo so, andiamo a caso. Incazzato, incazzatissimo lì. Dice proprio quit rage pesante. Va bene. Ti incazzai così, cioè, hai perso. Cioè, non hai recuperato una vita extra, cioè non è la fine del mondo, Dindi, non ti preoccupare. Andiamo a prenderci la G. E anche questo livello l'abbiamo concluso, penso, al 100%. Tra l'altro poi c'è una percentuale di completamento che ci dicono nel momento in cui andiamo a salvare. Non si salva qua da Cranky, però andiamo a trovare il nostro vecchietto, che tanto Cranky sappiamo essere, per chi non lo sa, lo scoprirà adesso, essere il Donkey Kong dei Donkey Kong classici, quindi quelli arcade. Quindi lui è il protagonista dei Donkey Kong quelli classici e DK è suo nipote, sostanzialmente. Back in my days we used to have real gameplay in Jungle Hygiene Sticks. Ok, vabbè, ti dà dei consigli per fare delle cose extra, insomma, consigli, consigli di un vecchietto che non ha voglia di andare in pensione. Andiamo a Reptile Rumble. Non so come suddividerò questi video, non li voglio però fare eccessivamente lunghi, vorrei tornare un pochino come facevo appunto sul mio vecchio canale, in cui... Qua c'è un passaggio segreto, ok? In cui non facevo video lunghissimi, facevo video di un 20-25 minuti massimo, perché avevo preso un giro ultimamente di fare video molto molto lunghi, o comunque di 40-45 minuti. Ah, oddio! Dimenticato la K. I 40-45 minuti, che ci può stare? Non vorrei proprio fare robe troppo lunghe. Mi piacerebbe tornare un pochino alle origini anche in tal senso. Cioè, all'epoca, vabbè, facevo video all'inizio di 15 minuti perché la durata era... non era... non si poteva decidere la durata dei video, nel senso che potevi fare video di massimo 15 minuti all'inizio in cui ho iniziato a fare gameplay. Poi chiaramente i limiti sono stati aumentati fino ad essere adesso... a fine adesso non esistere più i limiti, però mi piace comunque avere una suddivisione, una cadenza non troppo, diciamo, allungata dei video. È bello magari creare degli episodi non eccessivamente lunghi, anche per essere fruiti un pochino meglio, perché comunque non tutti hanno il tempo di andarsi a vedere magari tutte le volte 40-45 minuti di video. Detto questo... Ce li si può vedere anche a rate i video, non scappano, però, sai, magari veniamo incontro anche all'utenza in questo modo qua. Vite extra, d'accordo. Banale per vite extra, niente di troppo importante, anche perché, come diciamo appunto, non dovremmo morire troppe volte. Si spera. Poi avremo sicuramente modo di ricrederci, però. Wow! Ok, anche questo abbiamo fatto. E via. Diciamo che il primo mondo dovrebbe andare via in scioltezza abbastanza semplice in un quarto d'ora, non di più. Coral Capers. Tanto, tutti i livelli finora hanno la doppia... Oh, tanto questa traccia, probabilmente la traccia migliore del gioco, ma non solo del gioco. Dell'industria videoludica in generale. Cioè, questa traccia qua è pura poesia. Ed è anche quella che viene, una di quelle che viene universalmente riconosciuta come tra le tracce migliori mai composte in ambito videoludico. Ricordiamoci, colonna sonora composta da David Wise, assolutamente un genio in ambito musicale gaming, che è anche colui che ha, diciamo, lavorato alle colonne sonore dei seguiti, quindi di Donkey Kong Country 2 e 3, di Returns, Tropical Freeze, insomma, sempre lui. E ha fatto un lavoro eccezionale. Questa traccia è forse l'emblema del suo lavoro. L'emblema del suo lavoro è una cosa... fuori di testa. Cioè, calcoliamo che qua siamo nel 93, 94 giù di lì. Cioè, infatti, una dei fiori all'occhiello di questa vita. Dei fiori all'occhiello di Super Nintendo dell'epoca era proprio appunto il suo chip grafico. Perché sentite che roba che usciva fuori da un Super Nintendo nel 94, eh? Dovrebbe essere 94. È una roba strepitosa. Cioè, è roba da pelle d'oca. Abbiamo ucciso lo squalo. Squale! Squello! Ah! Battuto! No. Ah, sì, là sotto c'è un altro Engard. Dovrebbe chiamarsi Engard questo animale che stiamo cavalcando in questo momento. Dovrebbe essere un pesce spada. No! Tanto adesso dovrebbe tornare indietro. Yeah. E comunque tu non mi puoi colpire e rimanere impunito. Perdonami.
Perfetto, livello extra. Pam 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 pam. E questo che dobbiamo fare è semplicemente andare a raccogliere quanti più struzzetti possibile. È bruttissimo dire struzzetti, però questi sono degli struzzetti. E ci dovrebbe essere anche una figura enorme di uno struzzo da questa parte, che ci va a... Sali su! Ok, a raddoppiare quello che abbiamo raccolto. In realtà sarebbe stato molto più sensato raccogliere un po' di struzzi e venire alla fine solo a prendere questo moltiplicatore. Ce l'avrebbe raddoppiati tutti quelli che hanno raccolto fino a quel momento. Però vabbè, non grosso dramma. Cerchiamo di prenderne 400 in modo da prendere 4 vite. Ma direi che ce la facciamo abbastanza comoda. Ok, ce l'abbiamo fatta. Boh, adesso può anche finire serenamente questo livello. Non ce la facciamo, verrà a prenderne... No, non ce la facciamo a prendere 500? No, assolutamente. Ok. E quindi questo l'abbiamo fatto. I livelli bonus sono tutti così, cioè bisogna raccogliere 3 di quegli emblemi a forma di animale e per andare a fare questi livelli extra in cui raccogliamo dei mini animaletti per raccogliere vite extra, tutto qua. Se noi torniamo di qua non lo troviamo più l'emblema, perché l'abbiamo già raccolto. Certo, piace vincere facile. Ok, occhio a salire troppo in fretta perché si potrebbero trovare delle sorprese. Qua c'è la N. No! Non c'è la N qua. Mi sembra ci fosse la N. Mi ricordo molto male allora. Boom! Occhio. No! Vabbè. Tanto comunque l'avremmo perso alla fine del livello. La N! Dove l'ho lasciata la N? Vabbè, non importa. Funky Flights. Ah, tra l'altro, sono tutti con iniziale... Cioè, nomi dei livelli con doppia parola con la stessa iniziale. Reptile Rumble, curiosità. Reptile Rumble, Cranky Cabin, Rope Rampage, Jungle Hijinx. Sì, ci arriviamo con l'emulatore, via. E, ah, qua, Funky Flights è un modo per viaggiare velocemente tra i mondi. Al momento non ci serve perché... Infatti ce ne andiamo. Perché abbiamo solo un mondo sbloccato. Ci servirà per viaggiare più velocemente. Bugger Canyon Canyon. Ok. Questo è il primo livello in cui si comincia a fare un utilizzo un po' importante dei barili, probabilmente. E saliamo su di qua. Per prendere la K. E questo ci dovrebbe portare direttamente a metà livello. Ok, non so nel frattempo se abbiamo saltato qualche roba, probabilmente sì, ma ce ne spatteremo le palle. Proprio detta pulita. Ecco, primo livello in cui si comincia a prendere la meccanica dei barili, che non è per niente semplice. Può sembrare una cavolata, non lo è. Ok. Qua. Yes, questo me lo ricordavo. Facciamo veloce. Tac, tac, tac. Via. Ok, checkpoint. Tra l'altro stiamo registrando da neanche un quarto d'ora. Non so se fare... Sarebbe bello sta cosa, fare come facevo una volta, effettivamente. Cioè, dividere i gameplay... non voglio farlo esplodere. Un episodio per mondo, che ci potrebbe anche stare. Qua non mi ricordo dove dovevo andare. Ricordiamoci che stiamo usando un emulatore. E quindi proviamo. Ok, l'ho fatto giusto, anche se non avessi fatto il save state sarebbe andato bene ugualmente. Va bene. Bam! Gli è esploso una titanite nel culo. Ok. Oddio. Bene, la N. E l'abbiamo presa. Ehi, attenzione. Ok, attenzione che qua si muore con piacere. Attenzione che qua si muore con piacere. Bam. Ok. Si muovono tutti in maniera sconclusionata questi barili, non è semplice. Ok, ce ne un paio più avanti, soprattutto quelli nella neve, che saranno veramente, veramente difficili qua. Questo. Ok, ci sarei potuto arrivare comunque dall'altra parte. Però l'abbiamo fatto in maniera figa. E abbiamo già accumulato 22 vite. La dimostrazione del fatto che è un gioco che, insomma... lo conosciamo abbastanza bene. Candy Save Point. Ecco, noi possiamo salvare con i save state, chiaramente. C'è però Candy Kong che c'ha del pelo abbondante, direi.
ci permette di salvare, ok? Siamo al 14%, 10 minuti abbiamo giocato, bene, direi che sta andando abbastanza bene questa parte. Il primo boss del gioco, Very Naughty Slayer, che è il roditorone, che fa delle espressioni bruttissime quando lo colpiamo. Ok. Che è scarsissimo però. Lo possiamo anche bullizzare volendo. Già morto. Già morto, voilà, andato. E cominciamo a raccogliere la prima parte di scorta di banane che abbiamo, che ci hanno rubato. Guardate che distesa sconfinata di banane. Tra l'altro una gigantesca brandizzata Nintendo. Fantastico. Quanto dura? Un po' poco. Monkey Mines, il secondo mondo di gioco. Winky's Walkway. Ecco qua già va a scombinarsi la mia idea di dividere un episodio per ogni mondo, perché non possiamo, perché è durato proprio quel primo. Tanto che è bello, quanto è invecchiato bene Donkey Kong Country, ce ne vogliamo parlare, parliamone. Quanto è invecchiato bene, cioè veramente un titolo di una bellezza, di un'estetica che è incredibile. Tra l'altro usiamo adesso la rana, che è buggatissima, ma veramente buggatissima, perché salta malissimo. Ok, ha dei problemi seri questa rana. Sì, buono. La N. Magari facciamo durare una ventina di minuti questi episodi, 20, 25, non di più. Siamo entro la mezz'ora, direi. Siamo entro la mezz'ora, ma anche un po' meno se riusciamo. Oddio. Ok. La G. La G. Ma è buggata in tutti i sensi sta rana. Cioè, non prende neanche gli oggetti. Cioè, vabbè, ha dei problemi. Ha dei problemi mentali grossi. Ah, già finito. Sono corti. Allora, quando eravamo piccoli ci ricordavamo molto più lunghi questi livelli. In realtà, giocati con diciamo la padronanza di adesso, sono molto corti. Minecraft Carnage, che è il livello quello dei carrelli, che tra l'altro dovrebbe avere una cosa che vi faccio vedere. Facciamo un save state perché poi lo ricarichiamo. Eccolo qui. Dovrebbe avere tipo una scorciatoia che ci porta direttamente alla fine del livello, che è questa. Arriviamo fino alla fine del livello, cosa che noi non ci interessa fare perché il livello lo vogliamo giocare poco prima della morte. Fantastico. Abbiamo uno screen poco prima della morte, bellissimo. E chiaramente il livello ce lo facciamo tutto, ovvio. Che non è semplice. Questo è il primo livello che non è per niente semplice, bisogna ricordarselo un pochino. Io non è che me lo ricordo proprio bene bene bene, ma vediamo. Perché poi rimane i carrelli a cazzo duro, proprio violento. Oddio, ecco già, sono troppo vicino allo schermo, mi sta andando in pappa il cervello. La O, l'abbiamo raccolta. Bellissima poi la traccia che ti mette un'agitazione esagerata. Ecco, magari devo saltare leggermente dopo, proprio appena appena dopo, eh. Ok, e facciamo, nessun problema, non tagliamo nulla. Tanto comunque vite ne abbiamo, continuiamo a raccogliere banane, quindi non è un problema. E anche nei capitoli nuovi, quindi Returns e Tropical Freeze, abbiamo dei livelli che ricordano queste meccaniche qua. E sono veramente difficili. Quelli dei barili, in cui dobbiamo controllare il barile, l'accelerazione del barile in Tropical Freeze e Returns, sono veramente qualcosa di... mamma mia. Non è facile questo salto. Ok. Va bene, sarà a caso che mi impegni un po' di più. Ammazza. Perché non è semplice, perché sei in salita, rallenta il kart, e quindi non è semplice. Quindi qua già le prime difficoltà, eh. Perché poi rallentando hai un salto un po' più falsato, diciamo. Cioè, faremo sto giro? Non voglio arrivare al punto di dover tagliare. Sarebbe davvero imbarazzante. Ma guardate! Oh, ragazzo, guarda che sto saltando, eh. Cioè, fai il bravo. Ma fai il bravo, su. Ma veramente. Ok, una vita l'abbiamo recuperata, ma ne abbiamo perse tre. Uè, scimmiette. Ma guarda che è una roba incredibile. Ce la farei a sto giro. Poi entri in quel loop in cui hai paura e quindi non ne tiri più fuori nulla. Paura adesso di arrivare lì. Spero di non morire di nuovo. Oh, dai.
dai, non è facile quel pezzo, comunque. No, adesso lo devo rifare. No, fammi poi. Non lo far rifare per quel pezzo perché sennò è un problema. Fammi ripartire da vicino. Vabbè, qua raccogliamo robe. Ah, ci sono più di una stanza. Ah, non mi ricordo dov'è il moltiplicatore, perché in ogni livello c'è il moltiplicatore, ma non mi ricordo dov'è. In questo qua del di Engard. Oh, cazzo, piglia ste cose. Sei ubriaco. Completamente ubriaco. Vabbè, completamente ubriaco. Ok, sì, prendiamolo un po' a casaccio, dai. Dove sono le camere? Vabbè. Oh, ma ce la fai andare lì? Vabbè, ubriaco, andare. Vabbè, ce lo finiamo serenamente così. Ci sono delle camere nascoste, ma non so dove sono. Ok, vabbè. Almeno tre riusciamo a farli di vite. Eccola qua, una. Ok, ce n'erano diverse nascoste, ma non mi ricordo dove sono, però. Ora, però, per cortesia. Tanto meno male abbiamo recuperato le vite che ho perso. Non mi fa ricominciare il livello, te lo chiedo cortesemente, non me lo fa ricominciare! Mannaggia la miseria. Dai, veramente. No, sta diventando un incubo questa cosa. Perché me l'hai fatto ricominciare? Infame maledetto. Tanto se io li muoio di nuovo, lo so già. Quindi mi preparo già. Ok. Ok. Su. Ah, le lettere non le ho già prese, quindi. Ok. Per non morire più. Ok, checkpoint, sono andato, abbiamo preso il checkpoint, va bene. Ah, già, i carrelli quelli stesi, che sono chiaramente carrelli di gente che ha provato a fare il percorso prima di noi ed è molto chiaro. Ce l'ho fatta prendere la N di qualcuno. No, devo saltare poco, lì per prendere la vita extra. Occhio a questi. Occhio a questi. E poi c'è la parte finale che è quella più infame. Guarda che mi stava acchiappando. Ok, salta. Madonna! Ma perché dovrebbe esistere un percorso del genere? Perdonami, eh. Oddio. Me lo ricordavo all'ultimo. Perfetto, perché dovrebbe esistere un percorso del genere per andare dentro una miniera? Cioè, follia questa cosa. Va bene così. Io concluderei questo primo episodio di recupero, di revival, ok? Di vecchi gameplay in questo modo. Prossimo livello, Bouncy Bonanza, che dovrebbe essere leggermente più tranquillo. Questo livello qua è stato abbastanza tosto. E quindi niente, ragazzi, fatemi sapere. Io ho voluto, diciamo, omaggiarmi, insomma, quello che volete, con questo piccolo ritorno alle origini, quindi portandovi un gameplay di un titolo che mi ha segnato tanto nell'infanzia, per dare una sorta di rilancio al canale, mettiamolo così, cercando di concentrarmi su ciò che veramente mi piace, che amo, cioè fare gameplay di roba retro, che sappiamo benissimo che tirano poco, però alla fine, al netto dei numeri che si fanno, tanto vale fare robe che ti piacciono. E quindi ho deciso di ripartire un po' da dove sono partito all'inizio, portandovi questa roba qui. Chiaramente poi nel tempo giocheremo un po' di tutto, se la cosa vi piace. E cercherò di, da una parte, di recuperare il gameplay che ho fatto sulle mie Devil 75, quindi riportarveli sul canale nuovo, e in parte di colmare dei vuoti, delle serie che ho iniziato ma non ho mai completato, come per esempio Ratchet & Clank, Sly. Quindi direi che come lasso temporale mi prenderei dal NES a massimo PS3, non oltre. Quello che magari Next Gen ce lo possiamo giocare ogni tanto live, però diciamo i gameplay fatti e finiti li porterei solo su roba retro, che secondo me è, insomma, la mia dimensione sostanzialmente. E quindi niente, fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto. Come sempre invito a mettere un bel mi piace, a commentare, a condividere il video se vi va. Andate in descrizione perché trovate tutti i link per potermi supportare e sopportare, ovviamente, soprattutto il canale Telegram, dove ci sono sempre gli aggiornamenti e vi lascio indicazioni su cose che faccio, penso, dico, ok? Niente, vi ringrazio, vi saluto e ci diamo appuntamento al prossimo video, che sarà il secondo episodio di Donkey Kong Country per Super Nintendo. Quindi, alla prossima, ragazzi. Bye bye.